Tra le nature morte della collezione permanente del Museo Novecento spicca un piccolo capolavoro di Felice Casorati, della vita di quest'artista, tra i maggiori esponenti del realismo magico, torinese per tutta la sua esistenza, amante della musica e della letteratura, si è già parlato in una precedente occasione. Ci interessa aggiungere adesso un'altra informazione. Il Museo Novecento conserva altre opere di Casorati di grandissimo valore. Nudo, studio pomeriggio del 22, ragazzo sul letto del 42, ragazza in azzurro del 33, studio per il ritratto del 19, oltre a nudo giallo del 46, trattato la volta scorsa, e rape e uova nel cestino di cui parleremo oggi. Attraverso la riduzione al minimo, sulla scia del minimalismo poetico di Giorgio Morandi, e leggendo a immagine del mondo e dei sentimenti umani pochi umili oggetti, Casorati ci offre la prova che l'arte non necessita di imprese titaniche, prestazioni monumentali e atti eroici e virili. La poesia figurativa, con i suoi canali privilegiati fatti di colore, luce, spazialità e nuda matericità, apre le porte alla gnoseologia. Attraverso la contemplazione di un misero brano di realtà quotidiana, poche uova e rape in un cestino di vimini, può rendersi intellegibile il senso dell'esistenza, il mistero della vita, la sua sacralità. L'umile immagine può perfino assurgere a manifesto di una lotta artistica inscenata nello studio contro gli orrori del mondo e la protervia del potere, contro l'inutilità della gloria e la vanità della magnificenza. La piccola natura morta di cui parliamo oggi è stata realizzata da Casorati nel 1942, quando l'Italia, l'Europa e il mondo erano nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. È incredibile pensare come l'artista sia riuscito a fare il vuoto intorno a sé, concentrandosi solo su quanto poco resti a disposizione dello sguardo per trovare un varco nel caos del mondo e raggiungere il senso della vita. L'immagine frusta sull'asse di legno che funge da piano di appoggio e occupa metà dello spazio di rappresentazione, è poggiata a una cesta di vimini intrecciati. All'interno sono deposte uova e rape. La composizione è risolta per metà con un linguaggio quasi del tutto astratto, fasce e aree di colore senza necessità di definire cose, ma solo dimensione e valori spaziali, la profondità e angolazione del tavolo, la distanza del fondo. L'osservazione ancora naturalistica degli oggetti è invece messa alla prova nel rappresentare le diverse forme delle uova e delle rape, inseguendo il vero, ma cercando di farlo il meno servilmente possibile, come amava ripetere Casorati. Infatti le cose sono costruite riducendo quasi al minimo le necessità figurative per arrivare all'essenza volumetrica delle stesse. Le uova sono principalmente ovoidi. Le rape sfere compatte, su tutto a massima importanza la luce che fa spiccare le forme all'interno del cestino, di cui è leggibile la trama delle pareti e quella della corda che in cima cinge a corona il recipiente. Cerchiamo infine di capire il perché di una scelta contenutistica così ridotta e umile, cioè perché esaltare due prodotti naturali alimentari così semplici come uova e rape? L'autorizzazione a produrre una tale inquadratura sull'umile prodotto della terra ha le sue origini nelle nature morte del Seicento, ma è con Van Gogh e i suoi mangiatori di patate che il tema della miseria e della condivisione familiare di un povero pasto si propone con perentoria e insuperabile autorità poetico-artistica. Casorati da una parte pensa a Morandi, alla sua etica contemplazione di oggetti casalinghi, dall'altra fa riferimento all'epica moralità di Van Gogh, che porta in primo piano poveri quanto necessari alimenti e oggetti, sacralizzando ad esempio un paio di scarpe, una sedia o una zuppa di patate. Ora nel cestino di Casorati confluiscono due mondi e due narrazioni. Da una parte l'uovo, alimento basilare ma forma assoluta, di significato metafisico, che porta con sé la memoria di Piero della Francesca, e del suo uovo appeso al centro della pala di Brera, simbolo di eternità e resurrezione. Dall'altra parte le umili rape, che ci ricordano l'estrema povertà esistenziale del periodo della guerra, esperienza vissuta dall'artista in quei giorni. Le
esperienza che l'artista condivideva con la restante parte del genere umano e che aggiunge alla natura morta un significato a quel punto universale. Da una parte il prodotto dell'animale, dall'altro quello della campagna coltivato nella terra. Uno ripieno di tuorlo, l'altro di dura polpa. Uno preso dalla terra, sottoterra, l'altro ricevuto in dono da un animale che cammina su due gambe. L'uovo simbolo della vita sacra, l'altro del povero sostentamento della sopravvivenza. Poco cibo, poca legna per riscaldarsi, poche necessità per vivere e creare. Ridotto ai minimi termini, l'artista cerca una via per riscattare l'arte e l'esistenza dalle condizioni di difficoltà in cui versano l'una e l'altra, e lo fa sacralizzando gli emblemi di un'esistenza tanto miserevole quanto eroica, accostando simboli e forme della realtà terrena e della metafisica. Un modo anche questo di fare del realismo magico, di trovare della trascendenza nel più minimale realismo. Torna alla mente un pensiero del pittore Casorati. Quanta poesia nelle cose immobili. I futuristi proclamavano la necessità di dipingere il movimento affannoso e vorticoso della vita moderna. Io vorrei saper proclamare la dolcezza di fissare sulla tela le anime statiche e ferme, le cose mute e immobili, gli sguardi lunghi, i pensieri profondi e limpidi. La vita di gioia e non di vertigine, la vita di dolore e non di affanno. Capita all'umanità di arrestare di colpo la sua fuga in avanti, di decelerare il progresso, di stoppare la sua frenesia. Può essere una guerra, una epidemia, una carestia. Allora il poeta e l'artista prendono sulle spalle le sorti del mondo con sentimenti lirici e avvertono il desiderio di eleggere assoluto cose mute e immobili, pensieri profondi e limpidi, senza essere travolti dalla vertigine e dall'affanno di un mondo cieco che corre sul precipizio. Buona giornata a tutti.